Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Maria Chiara Giannetta è senz'altro una delle attrici più in vista in questo momento, giovane, bella, brava, simpatica. Ma ha capito che certe cose non fanno per lei. Semisconosciuta fino a poco tempo fa, Maria Chiara Giannetta si sta imponendo come una delle attrici più interessanti e talentuose della sua generazione. L'abbiamo vista all'opera in vari ruoli, e non ha mai deluso le aspettative dei telespettatori. Ora però è arrivata una doccia fredda per tutti i fan. L'annuncio inaspettato di Maria Chiara Giannetta. Dopo il successo ottenuto nelle vesti del capitano Anna Olivieri in Don Matteo e come protagonista di Blanca, Maria Chiara Giannetta è saluta sul palco del Teatro Ariston durante l'ultimo Festival di Sanremo al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus, e con la spigliatezza e freschezza la giovane attrice di Foggia, classe 1992, ha conquistato ampi favori. Non a caso sono stati in molti a chiederle se, parallelamente alla carriera di attrice, non intenda cimentarsi anche come conduttrice e presentatrice, tra cui anche Super Guida TV. Ma la sua risposta è stata perentoria: "Non credo che sia il mio. Mi voglio concentrare sulla recitazione. Tutti coloro che si sono divertiti come matti grazie alle sue performance Sanremo si sono rimasti spiazzati da tale decisione, ma tant'è, la nostra ha il suo bel caratterino e se ha detto così c'è da crederle". Per il resto, in occasione della sua ultima apparizione al Festival del Cinema di Venezia, Maria Chiara Giannetta è stata accolta da numerosi fan che le hanno chiesto gli immancabili selfie con tanto di autografo. Come vive questa esplosione di popolarità l'astro nascente dalla recitazione nostrana? "Non trovo differenze rispetto a prima. Sono contenta di aver avuto dei riscontri positivi da parte del pubblico perché è il primo al quale noi attori rispondiamo. Sono serena e molto felice". Tra non molto Maria Chiara Giannetta tornerà in onda anche con la seconda stagione di Blanca. Quanto al suo personaggio del capitano Anna Olivieri nella fiction di Rai 1 con Raul Bova e Nino Frassica, l'attrice non si è sbilanciata più di tanto, ma pare ormai certo e definitivo il suo addio insieme a quello del PM Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico, altro attore lanciatissimo in questo momento. Ipse dixit, solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale. E anche di ciò i fan dovranno farsi una ragione. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.